Massimo, avere nel proprio garage una Lancia Delta e una Lancia Stratos è un autentico sogno per ogni appassionato. Ci racconti da dove nasce la tua passione? Ma il mio è iniziato da molto lontano, perché io mi sono laureato in ingegneria meccanica e ben 50 anni fa, e guarda caso la tesi era il progetto di una macchina da corsa. Io sono di Palermo e per noi ragazzi di 50 anni fa e oltre, la religione era la Targa Florio. Le vere corse erano quelle, le velocità in strada. E la Stratos, che guarda caso arrivò seconda all'ultima gara, all'ultima Targa Florio valevole per il mondiale nel 73, ancora prototipo perché non era stata ancora omologata, e rappresenta veramente un sogno. Poi una macchina stradale che può essere usata in pista come una macchina da corsa, non c'è niente di meglio. La Delta invece è un'evoluzione tecnologica arrivata oltre 10 anni dopo, con un motore turbo, quattro ruote motrici, una macchina nata per le gare, per le rally, e che ha fatto di tutto e che ha vinto di tutto. Lancia tra Stratos e Delta hanno probabilmente accumulato un numero di vittorie che non c'è in nessun'altra casa automobilistica. La passione per le Lancia è cominciata anche dal fatto che io nel 72 ho fatto, anzi, cominciato nel 71, ho fatto il progettista dei freni della Beta Berlina. E quindi in Lancia, guarda caso, entravo nei laboratori ed ebbi occasione di vedere il telaio della Stratos soggetto a prove al banco per sollecitarne i punti di attacco delle sospensioni. È la domanda più stupida, ma è anche la più spontanea e diretta. Ma in genere si dice che le domande non sono stupide, sono risposte, possono esserlo. Volevo chiedere, cosa significa avere nel proprio garage una Lancia Delta e una Lancia Stratos? Cosa significa soprattutto poterle guidare? Io ho cominciato la passione per le auto storiche sportive già a fine degli anni 80. E nel 90 avevo un Alpina 110 1300S e il 124 Abarth, che oggi mia figlia usa per gare di regolarità. Quindi l'abitudine a vedere delle macchine di un certo livello ce l'ho ormai da quasi 30 anni. È chiaro che la Stratos e la Delta sono già un passo più avanti, però la Stratos ce l'ho dal 2002, quindi ormai mi sono abituati. Ma quando negli anni 90 avevo la 124 e l'Alpin, mia figlia le chiamava le fidanzate di papà. In particolare, mi avevi fatto vedere il curriculum sportivo della tua Lancia Delta. Ci potresti raccontare qualche aneddoto in merito? Credo che l'aneddoto, che poi è storia, più interessante è sapere che la macchina è stata acquistata e quindi di serie e poi smontata e preparata con tutti i pezzi Abarth dalla scuderia Astra. La scuderia Astra è stata fondata specificatamente da Mauro Pregliasco, un famoso pilota di rally, su richiesta della RAI, per poter girare delle scene per la fiction intitolata in 8 puntate, intitolata Rally, con protagonista Giuliano Gemma, che è stata realizzata e proiettata nel 1988. Finita la fiction, teoricamente la scuderia Astra poteva essere sciolta, e invece Pregliasco l'ha tenuta e tramite sponsorizzazioni e cessioni a clienti che corrono ha fatto continuare a correre queste macchine, che erano due gemelle tra l'altro, e poi ne ha preso delle altre.
La differenza con le macchine ufficiali, che normalmente fanno massimo 2-3 gare e poi vengono declassate a muletto, e questa, essendo una scuderia privata, la macchina veniva, diciamo, rialzata, come si dice in gergo, e riaggiornata, e quindi ha fatto molte più gare che tutte le altre. Infatti avrei visto dal curriculum che ha fatto, a parte la prima del Mondiale Rally con Ericsson Bilstein nell'89, arrivati quarti al Rally di Svezia, ma poi ha vinto il campionato europeo femminile, il campionato terra di Spagna e tante altre gare italiane. E come si vede dal curriculum rilasciato dall'Astra, sempre abbastanza vincente, pochissimi incidenti e moltissimi piazzamenti. Quindi è una macchina di un certo successo, merito sicuramente dei piloti, ma anche della macchina. Ora giungiamo a delle note stonate. Cosa ha rappresentato Massimo per te la Lancia? E cosa vedi ora nella Lancia? Come dici tu, dolorosa. Dolorosa perché per chi ha lavorato con la Lancia, da fornitore ma anche da amico, da appassionato, io praticamente per un periodo abbastanza lungo di tutta la progettazione, almeno una volta al mese, se non di più, ero presso il direttore dell'ufficio tecnico telai della Lancia, e poi andavo presso i laboratori, portavo freni per provare, facevamo tutta una serie di sperimentazioni e di prove prima del lancio in serie. Poi al lancio, all'inizio della catena di montaggio a Chivasso,
della Beta, sono andato per seguire le macchine proprio a inizio di produzione. E questi sono ricordi che restano. La Lancia è una casa che ha inventato di tutto e di più, è la casa che ha fatto la prima scocca portante, che ha tantissimi brevetti e tante innovazioni. Quando altre macchine stavano tecnicamente molto indietro, loro hanno fatto delle cose incredibili, per non parlare del cambio in blocco col differenziale delle B20, che all'epoca erano delle Gran Turismo di altissimo livello, che poi questa soluzione tecnologicamente avanzata è stata ripresa dall'Alfa per le Alfetta, ma poi dalla Porsche per le 928. La Lancia è un delitto farla morire con una piccola utilitaria come la Y. Meriterebbe e ha meritato già anche negli anni passati. La Tema è stata una delle macchine più efficienti nel settore del turismo di media alta gamma. Quindi la Lancia, quando ha voluto, si è imposta, per non parlare di tutti i mondiali che ha vinto con le derivate dalla Monte Carlo. Io tra l'altro ho anche una Monte Carlo seconda serie che abbiamo elaborato così stradale con il mio amico e meccanico che mi segue tutte le macchine. Ha una tenuta di strada incredibile, un grandissimo pilota di rally ha detto che con la 037, che anche lei è derivata dalla Monte Carlo, tu fai quello che vuoi, mentre invece con le altre macchine fai quello che puoi, che è ben diverso. Non so, io sarò di parte, sarà perché sono un lancista, sarà perché posseggo una Lancia Beta Coupé, un'auto che mi dà delle soddisfazioni, però io noto che nella gente, soprattutto qui in Italia, Lancia manca, ha creato un vuoto. Non so effettivamente analizzare il motivo, sarà forse perché ha rappresentato l'auto dell'alta borghesia, di un'epoca in cui circolavano più soldi e per tutti, quindi ovviamente scatena una Marcord, certo, diretto. Sarà forse perché è entrata prepotentemente con la sua lunga storia nella cultura popolare italiana, forse semplicemente perché si è trattato di auto non impeccabili, per carità, non sempre impeccabili anzi, però che sapevano garantire lusso, tecnologia, sicurezza, sportività e soprattutto un brio sportivo che non era assolutamente semplice, facile da trovare nelle altre auto. Erano modelli che produceva la Lancia, che si facevano voler bene dalle persone, ma anche all'estero. Io noto, per esempio, foto di raduni dedicati proprio al marchio Lancia in tutto il mondo. Noto che a The Grand Tour di Jeremy Clarkson Lancia viene nominata ogni 3x2. E quindi le favolette che ci hanno raccontato sulla mancanza di appeal di questo marchio, tutto il resto perde veramente di senso. Secondo me il Made in Italy nell'automotive non si può solo reggere nella Ferrari o in un tentativo di rilancio di Alfa Romeo o peggio ancora in una Maserati abbandonata da anni nel suo listino. Qui dobbiamo dare dignità e soprattutto dobbiamo trovare un senso per dare lustro a marchi che hanno una grandissima storia non solo nazionale ma internazionale. Negli anni 80 eravamo al top, quasi mondiale su tutto. Negli anni 60, io avevo dei cugini a Ivrea che lavoravano in Olivetti, nei parcheggi dell'Olivetti gli alfisti e i lancisti si dividevano. Per dare un'idea di come era divisa la passione, la concorrenza, la competitività tra alfisti e lancisti era uno stimolo e creava e ha dato spinta a tutta questa evoluzione che poi ha portato
delle macchine splendide. È stata un po' la Fiat che ha omologato, ha acquistato Alfa, ha acquistato prima la Lancia, poi ha acquistato, gli hanno regalato l'Alfa Romeo, e quindi ha un po' omologato tutto. Adesso, secondo Marchionne, uno dei marchi doveva saltare e ha deciso per la Lancia. Non tutti siamo d'accordo, però. Forse era quella più complicata ed esosa da mantenere e sviluppare per poter essere competitiva? No, quella che il modo era semplice, perché nessuno forse si ricorda che la produzione della Delta berline normale 1.300, 1.500, 1.600 stavano praticamente arrivando a fine produzione. Quando le Delta integrali hanno cominciato a vincere, hanno dovuto rilanciare le catene di produzione. Il veicolo corse che Marchionne ha voluto tagliare perché troppo costoso, nella realtà è un veicolo redditizio quando si vince, e la Lancia vinceva, quindi poteva permettersi di spendere soldi per le corse, perché poi poteva rivendere prodotti. Oggi come oggi le Delta hanno insegnato a produrre le gruppo A e poi tutti hanno seguito, adesso ce ne sono decine. Resto convinto che il gruppo Fiat potrebbe tirar fuori dalla vecchia Abarth, che poi era diventato il reparto corse della Fiat, delle possibilità incredibili se volesse. Perfetto, allora io ringrazio veramente di cuore Massimo per la disponibilità e per il cuore che ci ha messo nel raccontarci e nel farci vivere i suoi bellissimi esemplari di Stratos e di Delta integrale. Io ringrazio voi per l'occasione, perché possiate divulgare questo grido di dolore della morte della Lancia.